l'evidenza e supportare la crescita del nostro comune che è legata come elemento portante alla gestione del nostro bilancio, che è quello del nostro sviluppo, su dei dati che sono abbastanza evidenti e clamorosi, perché Terranuova, per quanto riguarda gli occupati negli ultimi 4 anni, sono dati della Camera di Commercio, ha aumentato quasi 1000 posti di lavoro, 900 posti di lavoro. Il 20% degli occupati dal 2009 al 31-12-2012. Guardate bene che le manifatture dove ci sta dentro Power One, Prada e le altre aziende manufatturiere valgono in questo aumento poco più di 50%. Ci sono altri settori che sono cresciuti molto, per esempio tutto il discorso del settore dell'ospitalità, dall'alloggio alla ristorazione, passiamo da 250 posti di lavoro a 420 posti di lavoro, ma anche nel commercio, in commercio fisso, anche nella sanità e in altri settori. Diminuiamo solo leggermente, solo nelle costruzioni e nei trasporti. Così come diminuisce un pochino il numero delle ditte, ma soprattutto sono le partite IVA individuali. Per cui complessivamente c'è una strutturazione del nostro sistema industriale e produttivo legato anche alle nostre polmoni che sono a Sette Ponti e tutte le attività di promozione che insieme ai nostri cittadini, la Proloco, la Comart e tutto il sistema di collaborazione e di partecipazione attiva alle nostre frazioni facciamo, e poi si vede che negli anni danno il risultato, perché 420 posti di lavoro diretto nella ristorazione, nel commercio e nell'ospitalità credo sia un bel risultato, soprattutto in questi momenti di crisi. Siamo aumentati, si continua a aumentare la popolazione, nei dati dei nostri bambini a scuola, anche se in questi ultimi 2 anni si vede una flessione nell'aumento e una stabilizzazione, perché è chiaro che venendo meno il mercato delle abitazioni e dell'edilizia privata c'è meno mobilità. C'è una corretta gestione anche dei flussi migratori, perché siamo sotto la media regionale, provinciale e nazionale, siamo al 7-5%, quando i comuni limitrofi arrivano anche al 14-15%, per cui anche la nostra crescita è una crescita delle famiglie, dei cittadini italiani, da altri comuni toscani e valdarnesi e non solo dall'estero. Per cui dati positivi che supportano il nostro bilancio e che ci fanno guardare con relativo ottimismo al futuro. Questo vuol dire che a Terranuova non c'è la crisi, c'è forte, grave, ci sono sempre più famiglie in difficoltà. Veramente fare il sindaco in questi momenti, io come i miei altri colleghi, è veramente doloroso, perché a volte si ha le mani vuote rispetto a chi chiede alloggio, chi chiede lavori sicuri, di fronte a famiglie che perdono il lavoro, finisce la cassa integrazione sia per il marito sia per la moglie, famiglie separate, disagiate, sempre più famiglie italiane. Però ecco, noi diciamo ci siamo, ci sa servizi e comunque per ora riescono a dare, a risolvere i bisogni fondamentali. Credo che sia da Terranuova e da Valdarno un messaggio anche di speranza e tenere duro per superare questa crisi che ci coinvolge tutti.